Sì, è tutto pronto per accogliere la Ocean Viking con i suoi passeggeri. Domani arriverà un'altra nave umanitaria, la Geo Barents, di Medici Senza Frontiere, 73 le persone a bordo, 16 i minori, tutti loro come i passeggeri della Ocean Viking salvati da naufragio al largo delle coste libiche 3 giorni fa. L'arrivo era previsto per domani alle 15, ma le condizioni meteo sono avverse, c'è mare mosso, onde di 5 metri, per cui slitterà nel tardo pomeriggio o addirittura a giovedì mattina. Tra le persone a bordo ci sono dei migranti che hanno subito delle violenze durante il transito e la permanenza in Libia. Oggi Medici Senza Frontiere ha diffuso una testimonianza di un 21enne eritreo a bordo della Geo Barents che raccontava proprio le violenze subite. Noi saremo qui anche domani per raccontare quest'altro approdo. Un'ultima notizia sul collocamento dei passeggeri di Ocean Viking e di Geo Barents: tutti i minori di entrambe le imbarcazioni rimarranno qui in un centro straordinario per minori allestito dalla prefettura in provincia di Ancona. Gli adulti della Geo Barents resteranno nei centri di accoglienza, scusate, dell'Ocean Viking nei centri di accoglienza nelle Marche, quelli della Geo Barents in teoria andranno fuori regione. Da qui a tutto, lì nello studio. Grazie.